Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo in una nuova recensione dell'episodio 114 di Dragon Ball Super. Ragazzi, prima di fare qualsiasi cosa vi ringrazio e vi ringraziamo io e Francesco per essere arrivati a 155 iscritti, così dal nulla, e il video di Whis ha fatto 82.000 visualizzazioni. Io veramente non ho parole. E per inaugurare questa cosa arriverà uno speciale per i 100 iscritti. In più, a ogni recensione dirò gli ultimi 3 iscritti, saluterò gli ultimi 3 iscritti e l'ultimo che ha commentato in generale nel canale. Quindi rimanete sintonizzati, così potrete essere salutati da me. Grande onorificenza essere salutati da me. Vabbè. Allora, controlliamo. Gli ultimi 3 iscritti sono Emanuele Piras, Roberto Frollani e Michele Conidi. Invece l'ultimo che ha commentato è proprio un commento di un nostro commento, mamma mia. Nel commento di A caso senza nome, l'ultimo che ha commentato è stato 11 ore fa Simone il drogato. Vabbè, cambia di nome però. Grazie per il suo commento perché ha scritto che effettivamente quello che c'era scritto nel titolo si vede, e difatti Whis è un angelo, non tutti lo sanno, e se uno lo sa è ovvio che il video è abbastanza inutile. Però, ecco, chi è veramente Whis è un angelo. Se uno non si guarda Dragon Ball Super rimane spiazzato, come rimasi spiazzato io quando lo scoprì. Ma adesso iniziamo con la vera recensione. In generale questo episodio è disegnato come lo scorso, ma secondo me è un po' meglio. Cioè, la Toei sta buttando fuori degli episodi disegnati veramente benissimo. Non so dove lo trovi tutto questo tempo, ma abituati ai disegni veramente brutti di Dragon Ball Super in generale, diciamo, questi disegni sono fantastici e non è nemmeno una parte cruciale di questa serie. Però diciamo che è abbastanza importante perché in questo episodio veniamo a scoprire la fusione tra Caulifla e Kale, come avevo detto nello scorso episodio. Ma ci arriviamo con calma. Più che con calma potrei arrivare direttamente alla fine dell'episodio, perché veramente questo episodio, ragazzi, a livello di contenuti veri e propri ci dà veramente poco, dato che è tutto combattimento tra Goku e Caulifla e Kale, anche se ci sono vari scorci dove vediamo Freezer, però diciamo che in linea generale è molto piatta la trama di questo episodio. Ma come ovviamente ci dovevamo aspettare. Da menzionare all'inizio dell'episodio è questa immagine, che vedete che praticamente Kale, trasformata nel Super Saiyan leggendario, diciamola così, è somigliante praticamente al 99% a Broly. Cioè in questa scena veramente io ho detto, ma hanno messo Broly, si sono sbagliati? Veramente fantastico. Dopodiché Caulifla tutta felice va da Kale, ah ti sei trasformata, e Kale non la riconosce perché è proprio infuriata. Però dopo varie cose, come vedete qua, tu sei l'unica che può combattere al mio fianco, dall'allera, dall'allà, non so perché, Tom si ritrasforma in Super Saiyan. Ed è come se trasformasse tutta la forza del Super Saiyan leggendario nella sua forma controllata, normale Super Saiyan. E addirittura Goku lo vediamo in questa scena tremare, perché proprio sta dicendo che la potenza che sta sprigionando quel Saiyan gli fa ribollire il sangue Saiyan nelle vene. Dopodiché Kale, trasformata in Super Saiyan normale, però con tutta la potenza del Super Saiyan leggendario, distrugge Goku, veramente una potenza inaudita. E fa la sua comparsa Freezer. Più che altro non è che fa la sua comparsa, ma Kale spinge Goku fino quasi al limite, dove trovano Freezer che dice: Goku, levati che voglio distruggerli io perché io odio i Saiyan, trallallero e trallallero. Però ovviamente può Goku farsi aiutare o lasciare addirittura far combattere solo Freezer? No. E infatti gli dice: no, questo combattimento è mio, tu te ne devi andare. E addirittura, come vediamo in una scena, proprio Freezer sta puntando il raggio della morte su di Goku perché proprio lo vuole uccidere, vuole combattere lui. Però Goku ovviamente gli dice: per favore, vattene, che ci sono io. E lui: va bene, dai, mi godrò questa scena tra Saiyan che si distruggono da soli. Dopodiché c'è una bella tecnica che usano Kale e Caulifla, e infatti Caulifla lancia delle sfere nel terreno per creare una situazione molto di fumo e quindi non si vedeva molto bene.
Però Goku ovviamente dice: la tua aura ti inganna, perché io ti riesco a vedere anche senza l'ausilio dei miei occhi, dato che riesco a sentire ovviamente la tua aura. Ma mentre sta per colpire Kale, Kale gli prende il braccio, lo blocca, e in quel momento praticamente ne busca tantissime Goku, non so perché non si libera. E vabbè, dai, non si libera, e quindi vediamo Caulifla che lo pesta come un sacco da box. Dopodiché vediamo Goku che si mette in posizione, disegnato ovviamente benissimo, ragazzi. I disegni di questo episodio sono fantastici, lo continuerò a ripetere per tutto l'episodio. Si mette in questa posa proprio gloriosa, boom, sprigiona tutta la sua potenza e boom, Super Saiyan God. Ok, ovviamente dagli spalti dicono: non aveva recuperato tutto il suo potere, come fa a trasformarsi in Super Saiyan God? E Krillin ovviamente per la seconda volta lo difende, dicendo: questo è il vero Goku che supera i suoi limiti anche quando non ne può più e ci stupisce sempre. E ovviamente è come il gioco della corda, quindi tu tiri, lui spinge, lui tira, tu spingi. Vabbè, ho detto male, però vabbè, l'avete capito, cioè un tira e molla, ecco. E infatti lui si trasforma e questa volta a buscarle sono le due bambine, le due ragazze. Come vediamo, le blocca di nuovo con tutte e due e colpendo Kale, quindi mandandola, diciamo, KO, più che altro facendola distrarre, lancia una sfera su Caulifla che la colpisce, praticamente la stende, non riesce più a muoversi. E in quel momento ovviamente Kale pensa: mamma mia, hai colpito la mia sorellona, te ne devi andare all'inferno. E infatti dice: ti salverò io, adesso guarda come lo sconfiggo. Però Goku non gli dà nemmeno il tempo, carica un'onda energetica e la spara. Comunque ricordiamo che sono al limite dell'arena e infatti distrugge praticamente una parte dell'arena e a livello teorico le ha mandate giù. Ma da una roccia che ancora sta per cadere arriva un raggio tutto luminescente, boom! Kefla, fusione con Ipotara di Caulifla e Kale. Veniamo a sapere anche che ovviamente gli orecchini Ipotara gliel'ha dati il Kaioshin del sesto universo. Ma una cosa che vorrei chiedervi, adesso io non ricordo bene, ma credo che gli strumenti non si possano usare. I Ipotara sono degli strumenti, quindi loro dovrebbero essere bandite perché hanno usato degli strumenti. Adesso, nel combattimento tra il settimo e il sesto, gli strumenti erano banditi. E infatti l'aghetto che aveva Frost non si poteva usare. Ma in questo torneo non abbiamo visto nessuno che usa degli oggetti, quindi adesso, se non ricordo male, non si possono usare. Però scrivetemi nei commenti se mi sto sbagliando. Ragazzi, che vi devo dire? Il tira e molla, e infatti Kefla è fortissima, e come viene descritto anche da Beerus e dal Kaioshin del nostro universo, i Ipotara non solamente sommano la forza dei due combattenti, ma l'aumentano di decine di volte. E infatti Kefla è fortissima, il tira e molla, questa volta a subirle di nuovo è Goku. Ma devo dire che il design di Kefla è veramente fatto benissimo. Cioè, non so perché, ma mi piace proprio questo personaggio. Appena l'ho visto ho detto: ah, che bel personaggio. Perché Caulifla, era un... non lo so, non mi ispirava tutta quella cosa. Kale, sempre a lamentarsi, poi diventa fortissima, non ha molto carisma. Però Kefla la vedo una bella via di mezzo, ci voleva, diciamo, una fusione tra questi due personaggi che sono molto diversi, ma unendosi riescono a formare un combattente che è veramente fatto bene, almeno secondo me, sia di design che di personalizzazione, intesa come carattere. Dalle anticipazioni posso dire solamente tre cose. Kefla Super Saiyan, personaggio ancora più figo di quanto possa essere in forma normale. Goku Super Saiyan Blue, e forse viene sconfitto il Super Saiyan Blue da questa Kefla Super Saiyan. Almeno così ci descrive il titolo che vedete ora del prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di passare dal nostro canale, commentare, iscrivervi e guardare anche tutti i nostri altri video. Passate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro blog. Io vi ringrazio ancora per tutto quello che ci state dando e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!